Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte della Spyro Reignited Trilogy. Allora, andiamo ad affrontare finalmente Nessie Nork. Le gemme le prendo dopo, perché voglio vedere in diretta questa bocca aprirsi. Ok. Qui c'è un trofeo veramente rompipalle. Devo fargli fare 5 giri attorno al livello. Credo che ve la velocizzerò quella parte. Devo anche stare attento a non farmi colpire perché c'è il punto abilità, quindi un sacco di rogne. Bellissimo, bellissima questa entrata. Mamma mia, per quanto già stavo per iniziare nel migliore dei modi. Allora, poi scherzando, sono arrivato a 60 vite, non me l'aspettavo. Vabbè che giustamente qui c'è il vantaggio di poter ottenere le farfalle che danno la vita. Dagli animaletti rispetto allo Spyro 1 originale. E anche, wow, subito proprio, vabbè, bravo ladro. E anche dai nemici, grazie alle palline lì. Comunque, in cosa consiste questo boss? Come avete visto, dobbiamo prima di tutto uccidere i ladri che ci danno le chiavi per sbloccare, mannaggia, prima questa porta con un altro ladro dentro, proprio che immaginazione. E poi quella specie di scalino dove si trova Nasty Nork, perché utilizzo le vette analogiche, mannaggia a me. Che palle, dopo devo tornare a prendere tutta sta roba e devo sempre stare attento a non farmi colpire dai suoi raggi. Ok, ora cerco di fare un sopralluogo, perché dimenticarsi gemme in questo livello sarebbe la morte. Vabbè che me ne accorgo, perché devo rimanere soltanto con multipli di 25. Come sempre, del resto sto 79 qui, non è che mi convinca. Dove si trova? Eccolo. Dai, vai al diavolo. Nel caso posso semplicemente tornare indietro. Allora, vedete com'è bello. Adesso deve fare questa corsa. Qui intorno ci sono tutte le gemme, che palle, dopo devo andarci un pochino più lento per prenderle. Il trofeo, come vi ho detto, consiste nel fargli fare 5 giri, 5, capito, proprio le cose divertenti, no? Perché in teoria basterebbe fargliene fare uno e poi non si può attaccare. Ora, io adesso ho fatto questo primo giro, no? Io comunque devo farne un secondo per prendere tutte le gemme, tutte le gemme appunto. Quindi questo è abbastanza obbligatorio. Gli altri tre, se riesco a prenderle subito ste gemme, ve li velocizzo. Ovviamente 5 giri, contando anche il primo, che come vi ho detto è obbligatorio. Come siamo messi a gemme? Ok, dovrei averle tutte, visto che c'è un 75 lì. Qui non c'è niente, si sa mai. Ovviamente non potete colpirlo e poi andare a prendere le gemme, perché in quel caso morireste e fra poco vedrete perché. Ok, vi velocizzo. Che non si dica che io non vi ho fatto vedere tutti e 5 giri, eh. È davvero, come boss finale abbastanza penoso, perché alla fine tutto ciò che fa è scappare e lanciare a volte qualche raggio così. Allora, perché non potete prima colpirlo e poi andare a prendere le gemme? Perché altrimenti queste piattaforme scompaiono e poi siete fregati e sareste costretti a suicidarvi. Ok, adesso non mi ha colpito finora, non vedo perché dovrei farmi colpire adesso. Ecco qua, punto abilità, tutte le gemme, addio bello. Sei fritto, Nork! Scusa se ho fatto tardi. Mi stavo dimenticando di te. Cosa ne dici di Nasty Nork? Nasty Nork? È fritto!
Quindi, ora è tornato l'ordine nel regno dei draghi? Beh, quasi! Ho ancora un tesoro da recuperare! Che cosa farai ora? L'unico limite è il cielo! No, 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 no! Mai nella vita, quello lo vedremo alla fine di tutto! Probabilmente dovrò farci un video a parte solo per i titoli di coda. Vabbè, come vi ho detto nello scorso video, adesso comparirà il secondo drago del mondo di Nesty, che ci spiegherà come accedere al suo tesoro. Eccolo qui. Magnus. Nesty è storia antica ormai, ma cosa c'è lì dentro? Credo che sia il tesoro di Nesty, ma il cancello si aprirà solo dopo che avrai trovato tutto quello che c'è da trovare nel regno dei draghi. Torna quando avrai raggiunto il 100%. Ecco, stavo proprio dicendo, ma non c'è nessun drago dei pacificatori in questo mondo e mi sa che quello era il nostro drago. Allora, giustamente dobbiamo ottenere il 100%, cosa che io ho già in tutti i livelli tranne questo, quindi andiamo a raccogliere queste gemme e vediamo la bocca spalancarsi. E dai. Oh, che bello. Tesoro di Nesty. Andiamo a completare il gioco al 120%. Con questo sfondo verde. Ok. Questo livello bonus mi è sempre piaciuto, l'ho sempre adorato. In pratica qui abbiamo il... poi farò vedere anche la galleria, ovviamente. Vabbè, tutto completato, se abbiamo già visto. Abbiamo il volo illimitato, una cosa che ogni drago dovrebbe avere proprio di diritto. Ma comunque, ci sono ben 2000 gemme in questo livello. Ma è perché ci sono soltanto gemme da 10 e da 25, non credo ci siano gemme da 5. Comunque, dobbiamo uccidere ovviamente i ladri, non di uova ma di chiavi in questo caso, perché ci permettono di accedere a punti sempre più rialzati e noi più saliamo e più in alto possiamo volare, giustamente. Mannaggia. Quindi adesso andiamo di qua. Ma perché fa... si abbassa, giustamente io salto perché non dovrebbe contarmelo come punto più alto, però ok. Mi è sempre piaciuto che c'è una corrispondenza tra i punti della stessa altezza perché hanno lo stesso pavimento, quindi dopo andremo sul pavimento lì con dove c'è l'erba e potremo accedere appunto nell'altro punto in cui c'è l'erba. Ok, quindi abbiamo preso anche questo secondo ladro. Che ci sblocca non so quale porta, credo questa, sì. Ok. Quindi, bam. Altre gemme. Poi con una musica bellissima. Devo dire, come livello, questo è proprio il giusto esempio di come si fa un livello bonus. Ovvero con una meccanica unica per il livello. Comunque un'ambientazione bella, devo dire. E una bella ricompensa. Anche se alla fine le gemme non ci servono più a niente. Ecco, come vi ho detto, adesso possiamo andare qui dove c'è l'erba. Ora uccidiamo questo magari. Ok. Vedete che bello poter tagliare le curve. Qui dimenticare gemme non ce ne frega affatto, perché tanto possiamo volare dove vogliamo. Credo che adesso io debba andare di qua e farò uscire anche uno idiota su un piccolo aeroplano. Ok, uccidere sto tizio mi ha sempre creato fastidi, devo dire la verità. Spero di non metterci troppo tempo, anche se ci manca solo sto livello per concludere il video. Posso perdere tutto il tempo che voglio, in teoria, ma questo non vuol dire che io debba fare queste cose qua. Tipo tirare testate contro un edificio. Dai. Mamma mia quanto è lento però. Ecco, adesso inizia a accelerare. Io non ci vado lì. No, giustamente mi prende in giro, ci va sopra. Anche se stava già entrando nei tubi, che forse ci è passato attraverso, non lo so. E dai. Mamma
Che ansia però, guardate, guardate che ci sono ad un pelo, non riesco ad ucciderlo. Oh, perfetto. Quindi arriviamo qui, gli scrigni non potevano mancare. E qui c'è un altro ladro da acciuffare al volo, è il caso di dirlo. Questo è un pochino più difficile, almeno così era sul PS1. Magari adesso lo uccido subito. No, ti pareva? Accelera il maledetto. Ok, quindi lui si fermerà ogni volta su quel punto rialzato da dove è partito, quindi potremo guadagnare un pochino di terreno. Oppure potrebbe farsi uccidere subito, ma che? Ah no, ok, già siamo arrivati al punto in cui è troppo vicino per poter salire lì sopra. Mamma mia, è stata una cavolata, mi aspettavo di più. Meglio così. Ok, ora saliamo di qua. E questa dovrebbe essere l'altezza massima del livello. Che io mi divertivo da piccolo a continuare a salire di qua, perché continuando a premere X, Spyro saliva sempre di più. Ed effettivamente mi pare che poi potessi volare più in alto, però non serve assolutamente a nulla. Ok, ci mancano soltanto questi scrigni. C'è là un trofeo questo livello. Vedo un attimo, ma credo sia semplicemente raccogliere tutte le gemme. Sì, ok, bisogna soltanto raccogliere tutte le gemme. Quindi vi ho fatto vedere anche come platinare il gioco, giustamente. Ora, dove si trova l'altro razzo? Di qua. Dovrei averli fatti partire tutti. E possiamo finalmente entrare nella stanza del tesoro di Nasty, che nasconde un sacco di belle chicche. No, in realtà ci sono soltanto gemme a profusione, niente di particolare. No, ok, mi ero dimenticato di questo qua. Dai, su. Che poi c'è anche il filmato, che in realtà dura poco, però. Altre gemme. Devo fare vedere le concept art, mi stavo dimenticando. Ora possiamo salire di qua, già che ci sono tutte ste gemme da 25. E questa è la sua stanza del tesoro, un po' narcisista. Come si chiamavano questo tipo di immagini? Sapete, non me lo ricordo, scrivetemelo nei commenti. Allora, immaginazione fa rima con devastazione, sicurezza, no? Fiducia in se stessi. Non c'è niente che si metta fra te il tuo obiettivo, tranne un piccolo drago viola, ok? conoscenza però scritto come Nork. È il potere che ti fa trasformare i draghi in cristalli. Lavoro di squadra, lì non riesco a leggere mai. La pazienza è per i draghi, penso ci sia scritto, ok? Beh, quindi ok, qui ci sono le stesse cose. Dai, però volevo leggere là sopra la pratica. Non riesco a leggere, ve lo giuro. Non si tratta di essere migliore, si tratta di distruggere tutti gli altri. Ok, qui le lettere d'amore. Non riesco a leggere lì il lavoro di squadra. È per i Nork che non riescono a farlo da solo. Ok, da soli. Vabbè, ora che ho fatto anche tutte queste belle traduzioni, possiamo far esplodere il tesoro di Nasty, con vari errori grafici che abbiamo già incontrato, ovvero i fuochi d'artificio lì che rimangono intatti, però vabbè. Purtroppo è così. 2000 su 2000. E possiamo uscire dal livello, perché abbiamo completato il gioco e ci sarà il filmato finale. Ok, tutto completato. Perfetto. Eroico Spyro, hai sconfitto Nasty Nork, raccolto le uova di drago, salvato tutti i draghi e trovato ogni tesoro nel regno dei draghi. Come ti senti? Mi sento tutto un fuoco e sono felice per il mondo dei draghi. Certo, non vorrei trascorrere il resto della mia vita a combattere contro Nasty Nork e i suoi scagnozzi. Che scagnozzi? Dettagli. Come si dice, per una buona battaglia ci vuole un buon avversario. E quel Nasty, nonostante la sua paura, è stato un degno avversario. Oh oh, ecco che si ricomincia! Ovviamente io quando ero piccolo pensavo che questo finale lasciasse intendere che nel sequel avremmo dovuto di nuovo liberare i draghi, ma no, è semplicemente una gag, come ben sappiamo.
Ah, non c'è il, non ci sono i titoli di coda dopo il mondo bonus. Strano, non lo sapevo. Almeno credo, eh. Poi magari ci saranno dopo il caricamento. Vediamo un po'. Ah no, ripartiamo semplicemente da mondo di artigiani. Ok, adesso vediamo. Ma io ve l'ho mai detto che si può viaggiare? Sì, credo di avervelo detto. Che si può viaggiare semplicemente dalla guida. Però in Spyro 1 è completamente inutile. Visto che ogni livello si può completare alla prima visita. Vediamo la galleria. Questa è la cover del primo gioco rifatta. Spyro, tutte le concept art. Va bene che adesso ve le devo leggere tutte. Con i primi 10 punti di abilità si sblocca la prima metà. Con gli altri 10 si sblocca l'altra metà, giustamente. Bellissimo, testa di latta, i boss. Tra l'altro mi fa strano come Nestinor che sia enorme in quell'inseguimento, non nel boss finale. Poi su CTR sia praticamente come un tiny. Però ci sta, non è che potevano mettercelo grosso così in quel modo. Abbiamo visto anche le concept art. Direi che possiamo uscire da Spyro 1. Ebbene sì, finisco con 61 vite. Quindi, nel prossimo video cominceremo Spyro 2, Riptos Rage, che è il nome americano. In realtà in Europa e credo anche in Australia è Gateway to Glimmer, ovvero il cancello per Barlume. Che è un titolo del cacchio perché Barlume è solo il primo livello e Riptos Rage riassume meglio il senso del gioco. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkio98 è tutto. Ciao ciao.